Grazie. Lo scorso 29 gennaio, appunto, il Ministro ha firmato un decreto in cui stabilisce i criteri generali di accesso alla professione di guida turistica, dove per le guide abilitate con regolari esami pubblici scritti in regolari elenchi pubblici regionali e provinciali si richiede di sostenere esami per poter estendere la validità delle abilitazioni ad altri siti cosiddetti protetti, in cui solo le guide fornite di questa ulteriore specializzazione potranno esercitare. Guarda caso, l'Associazione dei Tour Operator Europei ha sempre sostenuto tali posizioni. Interessi analoghi sono stati sostenuti dalle società di servizi aggiuntivi, alle quali vengono concesse in affido i servizi di biglietteria, pulizia, vendita di libri e quant'altro. E guarda caso, il mercato dei servizi aggiuntivi, cioè la gestione delle biglietterie, dei bookshop, dei principali siti archeologici del nostro paese, è appannaggio di pochissimi operatori. Cooperative, guarda caso cooperative. E tra l'altro arriviamo addirittura ad avere qualche perplessità nel sapere che il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si chiama Anna Maria Buzzi, che è la sorella di Salvatore Buzzi, il capo della COP 29 giugno, coinvolta nello scandalo di Mafia Capitale. Grazie. La ringrazio. Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini ha facoltà di rispondere. Sì, Presidente, il tema delle guide turistiche è stato oggetto di una modifica normativa l'anno scorso nel cosiddetto decreto Art Bonus, che ha introdotto questo Parlamento la possibilità di rendere applicabile l'eccezione per alcuni siti culturali che richiedono una preparazione specifica rispetto alla liberalizzazione totale della guida turistica, il recepimento delle direttive europee approvate dal precedente governo con la legge 97 del 2013. E quindi siamo passati, sulla base di quella norma di legge, all'individuazione dell'eccezione dei siti culturali che richiedono una preparazione specifica, un riconoscimento specifico, e il 25 febbraio la conferenza unificata, su proposta del Ministero, ha consentito la riserva in ben oltre 3.000 siti culturali in cui potranno esercitare la professione di guida turistica solo quelle che conseguiranno una particolare abilitazione prevista dal decreto ministeriale 29 gennaio 2015. L'abilitazione sarà rilasciata dalle regioni, stiamo discutendo con le guide turistiche sulle modalità di svolgimento di questo esame, titoli o esami e titoli. Questa è l'unica strada per non cadere in procedura di infrazione, per evitare, perché se non procedessimo su questa strada l'effetto sarebbe esattamente opposto a quello che le guide vogliono, scatterebbe il principio della totale liberalizzazione, per cui una guida turistica con un riconoscimento ottenuto nel loro paese potrebbe esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Stiamo, ripeto, ragionando con le guide, con le associazioni delle guide, ma quello che deve essere tenuto presente è che noi abbiamo la sola possibilità di operare tra il rispetto delle direttive europee e un'applicazione la più possibile di tutela del patrimonio di professionalità e di esperienza delle guide turistiche italiane, ma senza andare in procedura di infrazione. Sui servizi aggiuntivi risponderò alla successiva interrogazione, che è sullo stesso tema, perché il tempo l'ho finito. Sulla direttrice generale a cui faceva riferimento l'interpellante, l'informazione di cui è in possesso non è esatta, perché dopo le nuove nomine non ha più la Direzione Generale della Valorizzazione. La ringrazio. Facoltà di replicare il deputato Grimoldi. Vede, signor Ministro, lei sostanzialmente ci ha risposto che, siccome lo vuole l'Europa, le guide italiane avranno difficoltà a svolgere la loro funzione. Con la differenza che le guide italiane però hanno fatto dei corsi, sono preparate, hanno avuto un iter, sono anche riconosciute. E con la differenza che il patrimonio artistico, culturale, storico del nostro paese è un po' particolare, perché partiamo dalla preistoria, arriviamo all'età moderna e penso che abbiamo il record mondiale di siti archeologici. Quindi non si capisce per quale motivo noi dobbiamo fare concorrenza sleale alle guide italiane,
avvantaggiando le guide del resto del mondo o comunque le altre guide comunitarie. Le sottolineo tra l'altro che il regime fiscale iniquo costringe tra l'altro alla chiusura di molte partite IVA delle nostre guide o comunque dei nostri operatori in tal senso, mentre gli stranieri che non pagano le tasse in Italia si avvantaggiano anche delle leggi in sfavore degli stessi cittadini italiani venendo qua sul nostro territorio a fare concorrenza sleale. Ora, io capisco che per voi è facilissimo tutte le volte raccontarci la solita barzelletta che andiamo in infrazione e ce lo chiede l'Europa, ma per una volta potreste anche tirar fuori un ottavo di testicolo e dire all'Europa: no, noi preferiamo tutelare i cittadini italiani invece che far sempre loro concorrenza sleale rispetto agli stranieri che vengono qua sul nostro territorio e se ne avvantaggiano. Non bastasse con questo regime qua comunque i tour operator che vengono avvantaggiati sono comunque in un caso quelli che spinti appunto dall'Europa, o se no quella serie di cooperative tanto chiacchierate che anche in queste ore sui giornali e sugli ultimi scandali emersi nelle ultime ore con le intercettazioni, quantomeno capisce che a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca, qualche sospetto noi ce l'abbiamo rispetto a questa gestione che voi state perorando. La verità, signor Ministro, è che lei dovrebbe ripensare l'ultimo decreto varato che mette ulteriormente in difficoltà il settore, che avvantaggia grandi gruppi o comunque gruppi stranieri e che sicuramente non va nella direzione delle guide turistiche italiane e del tutelare il nostro patrimonio artistico, culturale, storico, sotto il profilo appunto dell'avvantaggiare la nostra gente. Grazie.